Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a San Giovanni in Galdo. Siamo praticamente alla metà di ottobre con un'iniziativa che vede a più mani e a più firme questa voglia di riscoprire le origini di quello che succede fino alla nostra tavola. Dalla terra alla tavola, dall'uva al vino, il progetto sviluppato dall'Istituto Comprensivo, dall'Associazione del Morrutto, dall'amministrazione comunale, con lo stimolo del signor Geremia che da anni, dopo una carriera trascorsa come manager in tutta Italia, anzi in tutto il mondo, ha pensato di voler lanciare un'idea che potesse in qualche modo far conoscere ai ragazzi di più comuni, perché l'Istituto Comprensivo si estende su diversi comuni di quest'area, quella che è proprio la storia dell'uva, del vino, della terra, ma anche delle origini e delle tradizioni. Dunque, con Viaggio in Molise vedremo come si passa dall'uva al vino e come questi ragazzi, questi bambini, perché tra loro ci sono anche gli alunni della primaria, quindi appunto bambini di pochissimi anni di età, hanno scoperto questo mondo che fa parte della nostra storia. Viaggio in Molise, restate con noi. Siamo con Pasquale Grassi, dirigente scolastico dell'Istituto Madre Teresa di Calcutta, dell'Istituto Comprensivo di Campo di Pietra. Siamo a San Giovanni in Galdo, ma i bambini sia delle elementari ma anche della scuola dell'infanzia sono qui condividendo questo progetto. Dalla terra al vino. Dalla terra al vino, dall'uva al vino, in un certo senso dal campo poi a quello che si vive ogni giorno. A quello che si vive ogni giorno. Molti dei nostri ragazzi, se anche vivono in una zona che è rurale come la nostra, non si rendono conto di come alcuni prodotti vengono trasformati, di come avvengono. Il signor Geremia ha proposto questo progetto, diciamo, alla scuola. Lui è legato alle radici, al comune, alla sua terra. Dice: nel mio sangue, ci ho parlato per telefono e l'ho conosciuto appena oggi, scorre la terra di San Giovanni in Galdo. Io gli ho fatto la battuta, forse la tindilia che si produce da quella terra, ha detto anche, no, diciamo, sono attività laboratoriali che secondo me lasciano il segno. Io sono convinto che fra 30 anni qualche capitale europea potranno scordarla, una data di storia, ma il processo di come si vinifica, come si passa dall'uva al vino lo ricorderanno. Questo anche ai ragazzi che vivono in una zona dove la campagna c'è, dove i vigneti ci stanno. Ricordo una volta, io ero ragazzo e vivevo al paese, vengo da origini contadine, un mio cugino che viveva a Campobasso sentiva dire: nonno lavora la terra. È arrivato piccolissimo in campagna sulla terra e ha detto al padre: papà, dov'è la terra? Non si rendeva conto che stava in campagna dove il nonno lavorava. Questo è. Per evitare che avvenga questo sono iniziative sicuramente che lasciano il segno, secondo me. Quanti bambini sono coinvolti e anche, diciamo, da parte del corpo docente, del personale della scuola, c'è stato sicuramente un buon impegno oggi? C'è stata una partecipazione entusiastica da parte dei docenti del primario e dell'infanzia, ma anche le scuole medie partecipano, perché a fine serata ci sarà il gruppo folclorico del Calcutta che si esibirà e so che sarà un passaggio di testimone fra i vecchi zigzaghini che hanno dato onore, lustre e gloria a quel gruppo folcloristico con il loro maestro e questi, diciamo, nuovi musicisti in erba che già hanno riscosso il loro successo, anche se il gruppo è relativamente giovane perché è stato formato 2 anni fa, ma comunque poi si imbingue e si rinnova perché gli alunni della classe terza escono e per cui qualcuno resta anche in contatto, però con alcuni si perdono, diciamo, ci si perde di vista, per cui è anche difficile lavorare di anno in anno. Ciononostante mi sembra con discreto successo, è nostra soddisfazione. Certamente, con un'ultima domanda proprio relativa al contesto, siamo a San Giovanni in Galdo, ma parliamo anche di Campo di Pietra Toro, un'area molto omogenea che si trova a pochissima distanza da Campobasso, che
anche grazie alla scuola, grazie all'associazionismo, in questi anni sta riscoprendo il gusto dello stare insieme in paese. Uno stare insieme che diventa di obbligo per una realtà che al di là dei campanili o dei piccoli campanili dista 2 chilometri l'una dall'altro. Ma io in proiezione vedo anche il discorso scuole, con il calo demografico che c'è, saranno scelte da farsi per stare in sicurezza, ma per stare in autonomia e senza le pluriclassi e tutti i discorsi collegati. Ad esempio già Toro, nella sua piccola realtà, vede pluriclasse all'elementare e alle medie. Allora, con un po' di lungimiranza e con questo tipo di iniziative, diciamo, anche questi consorzi futuri che vedo come obbligo, perché purtroppo si taglia e la legge dei numeri è quella che è, le risorse scarseggiano, diciamo, queste iniziative possono essere il prologo affinché poi ci sia questa comunione e condivisione che per anni ci ha visto attaccata al campanile o all'orticello, ma che dobbiamo comunque superare, e noi come scuola abbiamo l'obbligo di prodigarci anche per questo. Sindaco dunque San Giovanni in Galdo, che quest'oggi si anima di momenti di passato ma anche di futuro, futuro vero affidato a questi ragazzi. Beh, è stata una bellissima manifestazione organizzata dall'associazione Il Morrutto in collaborazione con la scuola, e questo progetto noi lo abbiamo sposato da quando ce lo hanno proposto. È bello vedere questi bimbi in festa, avvicinati al mondo bello dell'agricoltura. Ecco, San Giovanni in Galdo, Campo di Pietra, Toro, perché l'istituto comprensivo raccoglie più comuni, siete un po' un piccolo laboratorio, come direbbero gli americani, una case history, insomma, fatta bene in fatto di collaborazione non soltanto sui servizi ma anche proprio sulla vita comune e su queste iniziative. Dicevo prima proprio con il dirigente scolastico che l'unione tra, diciamo, Campo di Pietra, Toro, Monaciglioni, diciamo con tutte le scuole dell'istituto comprensivo hanno dato negli ultimi anni, da quando io sono sindaco, vita a dei progetti fantastici, sempre diciamo persone, docenti in movimento, entusiasta di quello che proponiamo e noi come amministrazione di quello che ci propongono. Infine abbiamo visto come si fa il vino, nel programma della giornata anche uno spettacolo, anche questo a più mani, a più firme, gli Zigzaghini, la storia da una parte, oltre 50 anni di storia, dall'altra parte invece un gruppo appunto di istituto, l'Istituto Madre Teresa di Calcutta, ragazzi giovanissimi ma entusiasti di portare appunto questi costumi della tradizione. Assolutamente, noi abbiamo un orgoglio qui a San Giovanni che è il gruppo degli Zigzaghini, che quest'anno hanno festeggiato il 50° anniversario della loro nascita. Li ringrazio perché è la nostra cultura, la nostra tradizione portata all'esterno. È bene che ci sia anche un, tra virgolette, un riciclo di ragazzi che hanno intrapreso con l'istituto comprensivo questo, diciamo, questo progetto e portarlo avanti anche all'interno del gruppo degli Zigzaghini. Siamo con Stefano Trotta, presidente dell'associazione Il Morrutto, dunque un lavoro a più mani che però ha suscitato tanto entusiasmo e tanta conoscenza anche da parte dei bambini. Tanto entusiasmo da parte dei bambini e soprattutto dei genitori, infatti un plauso va a loro, al lavoro che hanno fatto i bambini a scuola, il lavoro che hanno fatto oggi nel campo, hanno raccolto l'uva, hanno pigiato l'uva con i piedi come si faceva un tempo, anche perché il progetto voleva far riscoprire, l'intento del progetto era quello di far riscoprire comunque le tradizioni antiche di un tempo. E prima a San Giovanni in Galdo, famoso per i vigneti, e quindi l'occasione giusta come primo progetto da proporre era quello con la scuola e quindi di far scoprire il vigneto e il lavoro dell'uva nei campi.
Ecco, abbiamo riscoperto il lavoro dell'UA nei campi e anche attraverso il contatto proprio con il campo. Poi questo corteo itinerante che ha sommato un'atmosfera praticamente d'epoca, un trattore del 1938, un carro d'epoca e San Giovanni in Galdo che naturalmente nel suo centro storico è una cartolina d'epoca. È una cartolina d'epoca, San Giovanni in Galdo merita, ha un centro storico spettacolare e l'intento di oggi con questa manifestazione era proprio quello di far riscoprire la vera anima di San Giovanni in Galdo.